La città di Bitonto, come tante al sud, ha nel suo DNA la salvaguardia degli eventi storici o religiosi che caratterizzano l'impronta del paese e dei suoi abitanti. Il corteo storico di quest'anno, con la sua rievocazione, si è rinnovato domenica 2 giugno e ha fatto riferimento, come sempre, alla battaglia di Bitonto del 25 maggio 1734. La manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Accademia della Battaglia, in collaborazione con il Comune di Bitonto, si sarebbe dovuta tenere lo scorso 19 maggio, ma è stata posticipata a causa delle avverse condizioni meteo. Come ogni anno, figuranti in costumi settecenteschi hanno riproposto gli antichi personaggi di quella storica giornata, divisi fra nobili, borghesia e ceto basso, in una sfilata per le vie della città arricchita da sbandieratori, generali a cavallo, in un mix di storia, tradizione e folklore, sempre apprezzato non soltanto dalla popolazione bitontina, ma anche dai paesi vicini. Queste le immagini della giornata, con le interviste alla presidente professoressa Concetta Tota e all'avvocato Emanuele Di Mondo. Questo è un evento storico, va ricordato, è voluto dal Ministero dei Beni Culturali Immateriali proprio per le rievocazioni storiche. Quindi non solo dobbiamo mantenere, ma soprattutto dobbiamo sempre più cercare di incrementare, di invogliare. A Bitonto vengono dalla Puglia, vengono dalla Basilicata, vengono da diversi punti, per cui sicuramente deve essere un impegno dei bitontini, della città di Bitonto. E questi sono i pistolieri che... è un'animazione che viene da Cava dei Tirreni, un gruppo di animazione si chiama della Madonna del Rovo di Cava dei Tirreni. Queste sono riproduzioni di fucili a pistoni che si usavano a fine Seicento. Anche quest'anno siamo riusciti ad avere il nostro corteo storico, avvocato. Sì, ancora quest'anno con un po' di difficoltà siamo riusciti a realizzarlo, anche fuori tempo se vogliamo, perché non è più maggio, perché la storia rievocata si svolse a maggio, non a giugno, però insomma, siamo riusciti.